Spari ed esplosioni ieri sera intorno alle 22 a Favara, in via Torino, vicino a magazzini e depositi commerciali. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati sparati anche colpi di kalashnikov in un conflitto a fuoco tra vittima e sicari. Sul posto, carabinieri e agenti della squadra mobile di Agrigento. Sulla base dei rilievi sarebbero di grosso calibro i bossoli trovati sul selciato, accanto a tracce di sangue. Gli investigatori stanno esaminando la posizione di Carmelo Nicotra, un uomo ricoverato all'ospedale di Agrigento. Con una ferita da arma da fuoco al gluteo. Il suo nome è associato al gruppo mafioso di Stefano di Favara soprannominato Furia. Carmelo Nicotra è considerato in rapporti con un gruppo coinvolto nei delitti sull'asse Sicilia-Belgio. La sera del 14 settembre scorso in un condominio di Liegi venne esplosa una raffica di colpi contro due grigentini Maurizio Di Stefano di 40 anni di Favara, nome di Battaglia Furia come i fratelli e Mario Giacchelici di 28 anni di Porta Empedocle Il primo ferito ai polmoni alle gambe alla milza ma miracolosamente scampato all'attentato mentre l'altro morto sul colpo per via del proiettile che ha raggiunto la testa Un mese dopo in corso Vittorio Veneto una delle vie più affollate di Favara davanti al supermercato Paghi Poco Carmelo Ciffa, di 42 anni, di Port Empedocle, venne raggiunto da quattro dei sette colpi di pistola calibro 9 sparati contro di lui. Dopo un tentativo di fuga verso l'interno del market, Ciffa è morto per le ferite riportate al collo e al torace. E poi, la sera del 10 maggio scorso, un uomo originario di Favara, Rino Sorce di 50 anni e proprietario del bar e ristorante Grande Fratello alla periferia di Liegi, venne ucciso con diversi colpi di arma da fuoco appena uscito dal proprio locale.